Ormai abbiamo capito qual è la strategia del governo Meloni: inventare una nuova emergenza per tacere sulle proprie inefficienze, come quella sul rave party. Ma stiamo scherzando, veramente? In campagna elettorale la destra aveva promesso mari e monti e ora è rimasta con un pugno di mosche in mano e, pur di nasconderlo, alza polveroni sul nulla per distrarre giornali, TV e tutti i cittadini. Ma noi siamo molto molto attenti a questi sotterfugi e per chi non si lascia abbindolare come noi, questi sono appunto facili da sgamare. Ascoltate le parole del direttore Marco Travaglio, come sempre lucidissimo. Il problema qual è? È che si inventano false emergenze per far parlare di questo i media, ma le facciamo noi a cascarci oltre un certo limite, perché non ci sono i soldi per risolvere le vere emergenze. E se uno si concentrasse su tutte le cose che avevano promesso di fare nel primo e nel secondo Consiglio dei Ministri questi signori, e che non fanno perché non hanno i soldi, ci metteremmo le mani nei capelli e forse i loro elettori comincerebbero ad accorgersi oggi c'è stata che la... quello che era stato promesso non era realizzabile, perché le condizioni economiche erano già note quando quelle promesse sono state fatte in campagna elettorale, no? Insomma, in un momento così delicato avremmo voluto investimenti importanti, uno scostamento di bilancio reale per sostenere lo sforzo delle imprese e delle famiglie, e invece nulla. Il caro bollette, il caro prezzi, la gente non sa più come andare avanti, ma la Meloni e compagnia l'unica cosa che stanno facendo è ripristinare la vecchia austerity. Questa è la verità. Noi non molliamo e diffondiamo la verità. Ci vediamo presto.